A tutti in questa sala degli stemmi della nostra diocesi, benvenuti a tutti e a ciascuno di voi, un deferente saluto al signor prefetto, al signor questore, alle forze dell'ordine, un caro saluto all'assessora Rosati che rappresenta il sindaco, alle forze dell'ordine, alla Pia Unione col suo priore Alessandro, tutto il consiglio direttivo, tutti gli associati, alla cappella mia che porta avanti soprattutto la cura spirituale di questa Pia Unione, presente nella nostra chiesa diocesana, nella nostra città. Un saluto al presidente della Fondazione Varrone e a tutti quanti voi. E io, prima di cedere la parola per illustrare il programma di questo giugno antoniano 2023, ecco, mi appresto con grande curiosità anche a vivere per la prima volta questa festa e provvidenzialmente capita in questo ottavo centenario e della regola e del presepe, per cui beata la nostra terra, baciata da Francesco e da Antonio, e dovremmo sentire tutti questa grazia dell'uomo, dobbiamo vivere insieme, e penso che anche la testimonianza di Antonio è per noi una testimonianza ricca di umanità e di santità. Io pensavo come abbiamo bisogno sia a livello personale, a livello familiare, a livello di comunità sociale, civile, a livello di chiesa, di recuperare un supplemento d'anima. Ciò che abbiamo vissuto, le esperienze, il sisma, il Covid, eccetera, chiedono questo supplemento d'anima. I santi sono coloro che hanno vissuto con una grande passione inseparabile per Dio e per i fratelli, con uno sguardo di predilezione per i più poveri. E quindi avere la ricchezza nella nostra terra di questi due campioni della carità, della fede e della speranza deve portare anche tutti noi a non smarrire mai dentro e dietro i diversi eventi culturali, di festa, di gioia, che sono un elemento positivo, a non smarrire mai la radice, e la radice spirituale. Con questo non intendo riportare a un certo infinismo, ma vorrei che non ci perdessimo anche dietro le cose da fare, che pure sono belle, sono necessarie, dando il sapore, il valore della festa, ma come ammirare, come non ammirare questa statua di Sant'Antonio con questa Bibbia aperta e questo Cristo radicalmente così affidato a noi. Non possiamo correre il rischio di vivere un cristianesimo senza Cristo. E allora mi piace pensare a questa esperienza che ci apprestiamo a vivere come un'esperienza di popolo, un'esperienza di chiesa in cui, come ho saputo, ecco, si riversano anche tante persone non solo dalla nostra città ma anche dalla provincia e anche da fuori, e quindi anche questa intorciata che accompagna l'intera processione, che si fa popolo, è una richiesta anche di luce, una richiesta di un qualcosa di profondo che tutti quanti un po' insieme dobbiamo collaborare a restituire alla collettività. Ecco, passo la parola a Padre Marcello che ci illustra un po' il